Sara Nanetti, sociologa, un passato d'attrice. Mi sono diplomata alla scuola di teatro del Nabile di Nino Campisi. Benvenuta a Cult, passato da attrice, diplomata e sfociato in una carriera da sociologa. Cos'è successo? Il teatro mi ha insegnato molto, mi ha trasmesso la capacità di riconoscere le persone, l'essere umano, di riconoscere le emozioni e mi ha fatto fare un percorso personale di crescita. Questo percorso ho voluto canalizzarlo anche verso gli altri e la sociologia fa un po' questo, cerca di comprendere la società, le emozioni che attraversano la società, le persone che la compongono, come si relazionano a vicenda, quindi il collegamento è un po' questo, interesse per l'essere umano. Tu insegni all'università, qual è il tuo contesto attuale? Insegno all'Università Cattolica di Milano, sociologia dei processi culturali e comunicativi e faccio ricerca in ambito sociologico. Cosa significa adesso studiare i processi sociologici? È un'esigenza, significa avere uno sguardo attento sui processi che stanno trasformando la società e sono sempre più veloci, sempre più pervasivi, ma significa anche avere a che fare, soprattutto perché sono una sociologa qualitativa, con le persone, parlare con le persone, entrare nella loro vita, conoscere la loro storia e attraverso questa storia ricostruire il tessuto sociale, perché ciascuno è toccato dalla società nella quale vive e restituisce attraverso la sua biografia un tratto della società più generale. Dai dati che hai raccolto, dove stiamo andando secondo te? Sono un ottimista, anche se i segni di preoccupazione sono tanti, perché la società che stiamo vivendo, oltre ad essere segnata da crisi che sono note a tutti, sia a livello nazionale che internazionale, in realtà è attraversata anche da un grande bisogno, da una grande esigenza di relazioni interpersonali che faticano a trovare espressione nel contesto sociale. Penso ai giovani che hanno sempre più difficoltà a interagire, a costruire buone e sane relazioni gli uni con gli altri. Penso alla difficoltà delle donne invece di posizionarsi nel contesto sociale e di acquisire anche un'autonomia, una visibilità diversa rispetto al passato. Penso anche agli anziani che sono sempre più soli e bisognosi non soltanto di aiuti medici ma anche di relazioni umane. Parità, dignità di sesso, cosa sta succedendo secondo te adesso? Il problema dei diritti è che molto spesso ci dimentichiamo quelli fondanti, quindi non soltanto la libertà da, quindi essere liberi rispetto a qualcosa, ma soprattutto la libertà di fare qualcosa. E secondo me in questo le donne devono recuperare, attraverso un percorso anche molto spesso introspettivo, consapevolezza delle loro capacità, delle loro potenzialità e un posizionamento sociale specifico. Quindi penso che questa rivoluzione sui diritti dovrebbe essere un po' invertita, quindi messa al positivo, non su da cosa ci dobbiamo liberare, ma verso cosa dobbiamo andare. Dobbiamo solo decodificare i segnali esterni, ma riappropriarci anche della nostra dignità. Per i giovani c'è qualche possibilità che manca e per la quale, per esempio, si potrebbe fare qualcosa, non so, centri sociali? Uno dei miei obiettivi prossimi per il futuro è proprio quello di costituire a livello locale, territoriale, dei centri dedicati ai giovani, ma non costruiti dall'alto, ma costituiti proprio da loro per quanto riguarda l'offerta, per quanto riguarda anche le attività da svolgere all'interno di questi centri giovanili, perché è importante che i giovani diventino cittadini e lo possono diventare soltanto se si assumono anche la responsabilità e determinati obiettivi di costruzione di un centro, di costruzione di un evento, un'organizzazione. Che cosa si può fare in un centro sociale? Poi premesso che tu operi a Milano e stai parlando di una concretizzazione sul territorio bolognese, giusto? Sul territorio bolognese, nella periferia di Bologna, Calderara di Reno, penso che un centro sociale possa essere il luogo nel quale i giovani decidono insieme di dare vita ad attività artistiche, attività culturali, che però partono dai loro interessi, dalle loro esigenze, che difficilmente possono essere recepite dall'alto, da una generazione adulta che molto spesso è distratta o comunque ha altri obiettivi, altri interessi,
interessi, altri linguaggi. I giovani hanno una forza, una potenza di immaginazione importante e se messa in campo può cambiare le cose. Grazie mille. Grazie. Stop.